Scipio Slataper, i confini orientali. Non c'è stato né nazione in Europa che abbia un confine geografico così preciso e indiscutibile come quello dell'Italia. Ma non c'è forse nessun altro paese europeo così indifeso dalle sue frontiere politiche come il nostro. Le Alpi e il mare. Il mare dovrebbe isolarci militarmente come un'isola. Le Alpi dovrebbero coprirci almeno tanto da poter concentrare il massimo dei nostri sforzi per l'aumento della flotta. Ma anche se avessimo, come dovremmo, una flotta inglese, Biserta e Corsica, Gibilterra e Malta, Pola e Cattaro ci accerchierebbero senza scampo. Le nostre Alpi, poi, sono quasi dappertutto come l'argine di un bacino di irrigazione di cui austriaci, francesi, svizzeri tengono in mano le boccaporte. Dal Varo al Quarnero basta che si aprano il Ponte di San Lorenzo, i varchi del Sempione, del Gottardo, del Lucomagno, del San Bernardino, del Maloia, del Bernina, di Resca, del Brennero, di Dobbiaco, di Tarvis, del Predil, di Longanatico e tutti gli altri, e la Liguria o la Lombardia o il Veneto sono allagati fino alla grande linea del Po. Noi non siamo padroni in casa nostra. Soltanto apparentemente abbiamo ricacciato i tedeschi al di là delle Alpi. Possiamo difendere il nostro paese sul Tanaro, sul Ticino, sull'Adige, ma la nostra frontiera militare è pur sempre quella del Po, lasciando stare il Piemonte, meraviglioso campo trincerato, e la Lombardia occidentale che è, fino a un certo punto, assicurata dall'armata neutralità svizzera. Ma il Friuli e persino il Veneto non sono per noi oggi che la testa di ponte dell'Adige o magari del Po, e ciò causa gli assurdi, illusori, disperati confini orientali che Custoza e Lissa ci imposero. Per comprendere bene che significato abbia l'assurda nostra frontiera attuale con l'Austria, è utile riandare per sommi capi la storia del nostro confine nord-orientale. Roma arrivava alle Alpi. Trentino, Friuli e Istria erano parte della regione italiana. Dopo il disfacimento dell'impero romano, il regno d'Italia di Odoacre, dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi, degli imperatori. Il nostro treno corre verso Trieste! Rossa polveriera d'Italia! Ah, rabbia di sentirci noi, poeti futuristi, portatori di idee esplosive, demolitori della vecchia Italia, imprigionati in uno scompartimento come aquile in una gabbia. Ma le anime nostre s'avventano nel buio, precedendo la locomotiva che si sforza di seguirci. Non è lontano il giorno in cui per forza si dovranno constatare sui nostri cadaveri ammonticchiati la straziante sincerità del nostro programma, la tragica serietà della nostra violenza. Questo però non ci impedisce di essere allegri, pazzamente allegri, questa sera, non fosse altro che per schernire la lentezza del treno sgangherato che ci trasporta, scricchiolando per tutta la sua nera ossatura, battendo i denti sonori, trascinando le ferre pantofole, sdraiandosi in tutte le stazioni come un ubriaco nella luce vinosa di tutte le bettole. Treviglio, Brescia, Verona, bando alla musoneria e alla gravità. Noi andremo alla guerra cantando e danzando. Ecco Vicenza. Ah, questa nebbia puzza di vecchia beghina, osserva Aldo Palazzeschi. Attraversiamo infatti l'anima tabaccosa e ammuffita del senatore Fogazzaro. Che schifo! Centinaia di fanali elettrici sfilano davanti a noi, a destra, a sinistra, sono i nostri luminosi sputacchi futuristi lanciati nelle tenebre immonde. All'alba, il confine. Tragici burroni sassosi, probabile teatro di una battaglia di domani. Ognuno di noi già sceglie muto il suo posto di combattimento. Cormons, Miramar, ed ecco il mare Adriatico,
grigia immensa bandiera spiegata che palpitando aspetta dal sole i suoi tre colori trionfali. Finalmente, Trieste, un crepitare di grida infiammate, un lampeggiante scoppiare di urrà. Tutti i nostri amici sono venuti ad aspettarci, 100 mani appassionate si tendono verso di noi, 100 sguardi ebri e inebrianti cercano febbrilmente tra noi l'unico Dio invisibile, l'esaltante vessillo italiano. Alle 7 di sera, dietro al sipario del teatro Rossetti, noi contendiamo i lembi tricolori di una poesia al capo della polizia austriaca, pettoruto, bardato di decorazioni, mentre una folla torrenziale inonda fragorosamente le gallerie. Quando ci mostriamo finalmente alla ribalta, tutto il popolo di Trieste davanti a noi, tutto con la sua ardente gioventù, dei suoi maschi bellicosi, con lo scintillio di eleganza parigina che dà risalto alla flessuosità appassionata delle sue donne. A destra, in un palco, la grazia felina, squisitamente spirituale, di Delia Benco, scrittrice ispirata dallo stile affascinante come la sua toilette artisticamente originale. Con lei è Silvio Benco, l'illustre grande romanziere del Castello dei Desideri. Fuori rumoreggia violentemente la marea di un migliaio di persone tra le fetide dighe dei poliziotti. Ci sono dei professori, dei pedanti, degli invalidi in sala? Noi non li vediamo. Silenzio di corte d'assise nel momento della sentenza, o piuttosto silenzio di profondità sottomarine, ove io scaglio le frasi del mio discorso come siluri contro le vecchie galere romane che boccheggiano invisibili sul flottuale del pubblico. Palazzeschi, l'incendiario sulla serata futurista del 1910 al teatro Rossetti di Trieste, che Silvio Benco commenta così sul quotidiano Il Piccolo. Trieste elettrizzata, serata di poesia futurista, la chiamano veramente i manifesti e gli striscioni apparsi in gran numero a tutte le cantonate della città. Infatti, i 6 giovani poeti che reciteranno mercoledì i loro versi al Politeama Rossetti hanno accettato come insegna del loro sodalizio il Manifesto del Futurismo, lanciato l'anno scorso dal Marinetti, del quale manifesto molto si rise e molto si discusse. E si rise perché veramente andava oltre ogni seria intenzione di rinnovamento letterario. E si discusse perché spalancava ambo le porte ad un problema che è forse il supremo problema della letteratura. È fatale che l'arte si atteggi sempre conforme al passato e si giudichi sempre con le opinioni che furono del passato? Ovvero non deve trarre essa i suoi impulsi dalle concitazioni della vita moderna e giudicarsi a norma delle aspirazioni che ciascuno di noi ha verso il futuro. Il Manifesto del Futurismo premette dunque una contraddizione alla legge del perpetuo ritorno di ciò che fu. E se questa è una legge, esso contiene un'illusione o un inganno. E se non è una legge, esso contiene in forme brutali un'enunciazione di verità. Il che non può decidersi dopo un anno dall'apparizione del manifesto e mentre il mosto fermenta e non si è fatto il vino. Non giudichiamo dunque il futurismo allo stato di ebollizione. Limitiamoci a presentare i futuristi che sono allo stato solido di personalità. Uno di essi, e il loro capo, Filippo Tommaso Marinetti, non ha più nemmeno bisogno di presentazione, poiché già lo conosce il nostro pubblico come un poeta d'impulso e di fervida fantasia. All'opera sua, nell'ultimo anno, non aggiunse che un dramma. Thank you.
1915. Alla vigilia del 23 maggio, i componenti della redazione del Piccolo passano il confine italiano. Benco rimane con alcuni altri per tenere vivo il giornale finché sia possibile. Ma la sera del 23 la sede del Piccolo è incendiata. Benco e il collega Cesari subiscono minacce di morte. Le fiamme che grandeggiano terribili nel cielo sono il Piccolo trasformato in un grande braciere. Bruciò tutta l'ala vecchia del Palazzo Tonello, dove erano le sale di ricevimento del giornale. Bruciò interamente la palazzina, dove erano gli uffici di redazione, la tipografia. Bruciò la grande galleria delle macchine costruita nuova appena un anno prima. Tutto si vide sfasciarsi, tutto cadere a pezzi, tutto esplodere verso il cielo in getti di carboni ardenti. Un testimone oculare mi ha lasciato una descrizione commossa della lenta, straziante agonia dell'orologio. Andò bruciato il quadro delle ore, ma la campana continuò di 15 in 15 minuti a suonare con tocchi lenti, come una scolta fedele. L'orologio attese la fine, compiendo sino all'estremo battito del cuore meccanico il suo dovere. Batté l'ora suprema alle 2:15. Poi scomparve ingoiato nel crollo del tetto. A quell'ora era già deciso che il Piccolo non dovesse uscire l'indomani. Scipio Slataper, 15 febbraio 1915. Ore d'attesa a Trieste. La partenza di Piripicchio, con questo nome i triestini avevano battezzato da tempo, sua serenità il principe Hohenlohe-Schillingfürst, consigliere intimo dell'imperatore, ex presidente dei ministri ed ora fortunatamente ex imperial regio luogotenente del litorale, non ha portato nessun mutamento nelle disagiate condizioni di questa disgraziata città. Molti hanno voluto vedere in questa partenza, che per tante ragioni ha avuto tutte le caratteristiche di una fuga, un segno sicuro di imminenti novità. Ma le speranze si sgranano e si assottigliano ogni giorno che passa, perché qui l'attesa è ormai lunga, spossante, spasmodica. Il nuovo luogotenente non ha ancora fatto sentire la sua voce. Egli si è limitato a prendere possesso del suo nuovo ufficio e a fare in modo che burocraticamente questo continui, per ora, a funzionare come prima, senza nessuna impronta di un nuovo indirizzo personale. E con la burocrazia pedante, persecutrice, tiranna, instaurata dal principe Hohenlohe in questa città, ove ormai non sono rimasti che i vecchi, i fanciulli e le donne, continua ad aumentare giornalmente la crisi economica, la miseria, la scarsità dei viveri, specialmente quest'ultima, che tende ad accentuarsi ogni giorno di più, preoccupa ed impensierisce le autorità governative, che hanno preso severe misure restrittive. L'unico pane che è posto in vendita a Trieste, come del resto in tutte le città dell'impero, Vienna compresa, è il Kriegsbrot, il pane di guerra. È un pane composto di 80% di farina bianca e di 20% di farina di orzo. Di questo pane ne vengono fabbricati due tipi. Il tipo militare, pagnotte composte della medesima mistura, che passano circa 1,6 kg. E di queste ogni persona non ne può comperare che una al giorno. E il tipo a bastone, che pesa circa 300 grammi. Di questo ultimo pane non se ne può acquistare che chilogrammi 1 e 200 al giorno. Il prezzo del tipo unico militare è di circa lire 0,90, quello del tipo a bastone di lire 0,30 al pezzo. Il pane viene messo in vendita 3 volte al giorno dai fornai, ma in certe ore del giorno bisogna visitare 8 o 10 forni per poter trovare un mezzo chilogramma di pane. La farina bianca, pura, il fiore, viene venduto solo in appositi spacci municipali.
all'lire 0,80 al chilogramma, ed anche per questo genere vi sono molte limitazioni nella quantità giornaliera di acquisto. Anche la carne, dopo le grandi requisizioni che sono state fatte per vettovagliare l'esercito, comincia a scarseggiare. E negli spacci sono state imposte limitazioni per la vendita. Il venerdì e il sabato e gli altri giorni di vigilia è proibito assolutamente vendere carne. Abbondano invece, dopo i recentissimi arrivi dall'Italia, i salumi, i biscotti e le paste alimentari. Sulle linee di confine, i contrabbandieri che dall'Italia calano in territorio austriaco hanno trovato i migliori amici e protettori nei gendarmi e nelle guardie di finanza dell'imperial regio governo. A Trieste non vi sono ormai più uomini validi. Molti sono riusciti a varcare il confine e attendono in Italia la grande ora. Gli altri sono partiti per il fronte o sono stati assoldati per lavorare a Pola o nella pianura friulana nelle opere di difesa, a cui si lavora ininterrottamente e frettolosamente. Si è sentito bisogno di fare presto, molto presto. E le autorità militari hanno promesso buoni premi se i lavori verranno finiti prima del termine stabilito. L'ultima leva in massa ha raccolto tutti i rifiuti possibili. L'altro giorno, in una via di Trieste, i monelli e i ragazzi si divertivano alle spalle di un soldato dell'ultima leva. Gobbo. E tanto piccolo che lasciava la baionetta, strisciava per terra, rimbalzando sul selciato, come il lungo squadrone di un soldato di cavalleria. Ultimamente è uscito un bollettino dal sapore governativo che recava a grandi caratteri questo titolo: fino all'ultimo uomo e fino all'ultimo soldo. E spiegava come questo sia il motto di tutti i sudditi dell'impero per sterminare gli odiati nemici. Il giorno dopo, una anonima stampiglia ha fatto trovare su tutti i muri la scritta: fino all'ultimo uomo e anche senza un soldo, attendiamo l'Italia liberatrice. Gli sbirri sono stati sguinzagliati a cancellare la sacrilega scritta, ma i triestini si sono consolati pensando che nessuno sbirro potrà mai cancellare la grande ora di Trieste che sta per suonare. 15 febbraio 1915. Pomeriggio. Roma. A Portonaccio. Si parte dalla stazione di Portonaccio. Il nome non sembra di buon augurio, ma noi non pensiamo ai nomi. Il buon augurio ce l'hanno dato certe popolane subito fuori dalla caserma. Portiamo con noi le rose che ci hanno regalato. Siamo nuovi dalle scarpe al berretto. Gli alamari candidi orlati di rosso carminio riderebbero se vi battesse il sole, ma il cielo è grigio, ha piovuto e pioverà. Non fa niente. Sotto la pelle sudata noi siamo freschi. La testa è china nello sforzo di equilibrare lo zaino. Noi per di più l'abbiamo rimpinzato di libri e gronda. Ma il pensiero è in alto. Arrivati, un bel limone succoso ristora lo stomaco caldo e le vene infiammate. Sul Portonaccio si rovescia un acquazzone e intanto montiamo, vagoni per la truppa. Di come sperse e confusa dietro a Gigetta. Gigetta invece è sicura nel suo dolore, la piange e sorride, nei suoi occhi c'è la preghiera a Dio che le salvi il marito e la promessa al marito di star tranquilla e serena. Il treno si mette in moto. Nei canti dell'uno degli altri affogano i germi dei nostri pensieri delicati. Stilla l'acqua attraverso il tetto, forma delle pozzette tra i sedili, e una lanterna a olio raggia come un piccolo faro in una vasta atmosfera nebbiosa. Facce biancastre dondolano tra i rossi riflessi e bocche aperte lanciano suoni di qua e di là, scosse del treno e rabbiosi rincalzi dei cantatori. Addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. 3 giugno, Firenze, Campo di Marte, stazione, Albeggia.
Le colline in vasto cerchio verde e azzurro stanno dentro un cielo purissimo. Dai vagoni tanfosi saltano giù soldati sbattuti e sudici, la bianchezza deserta dello sterrato è violata dalle misere righe di quelli che vanno e vengono dal binario alla tettoia. Qui si apre e si rinchiude continuamente la porta di un caffeuccio, ventando delle zaffate di caldo fumoso, di caffè, di liquori. Dentro si pigiano e urlano soldati e ferrovieri. Si riparte! L'aria della mattina rinfresca la pelle raggrinzita del viso. Nel nostro carrozzone ci sono due fiorentini, uno dalla faccia appatita, con borse livide sotto gli occhi e naso arrossato, tipo di sensuale corrotto, chiacchiera senza tregua, spalancando la bocca millantatrice. L'altro ha gli occhi buoni, l'aria scioccamente triste. Per lui la guerra è un dolore inevitabile. C'è un sergente richiamato, un impiegato, che fa dei discorsi altamente incomprensibili in cui c'entra umanità, barbarie, sacrificio, dovere e tanti altri concetti arruffati. Distribuisce di qua e di là dei sigari, cioccolata e del vermouth per farsi fare gli evviva dei soldati. Un romano, magro, tutto nervi, lo chiamano il Moretto perché ha le labbra grosse e la carnagione scura, perché ha combattuto in Libia, immaginiamo noi erroneamente. Beve, canta, briglia, discorre, è il centro motore delle risa che scoppiano furibonde ad ogni sua trovata laida sul modo di castigare cieco Beppe. Dalla gola arsa, vibrando attraverso le labbra rovesciate a modo di una cornetta, gli esce la voce roca. A una stazione di breve fermata scende, risalendo, emette un sospiro di sollievo. Ecco un gran fatto, nel mio diario scriverò, il 3 giugno ho... pisciato a Calenzano. E poi fai dei ragionamenti profondi nella loro ingenuità sulla guerra d'Italia. Ora che l'abbiamo cominciata, dobbiamo prendere per morto Alea Iacta Est. Ribattendo un'obiezione confusa sorta dal fondo della carrozza, dalla bocca superbamente erudita del sergente, ma non mi importa la storia, io dico il motto, il motto. C'è un siciliano lì, dalla bocca forte, dal viso aperto, che sorride ascoltando. Vicino a lui un livornese, selvaggio, rossigno, col naso in su, l'espressione del volto dura. In un angolo brillano i denti scoperti di un contadino muto. Con gli occhi fissi e lustri, non ascolta, non parla. Nel chiasso futile e sguaiato di tutti, lui solo è assorto in una preoccupazione di cui non si rende conto, ma che fa febbricitante il suo sguardo, si immobilizza le sue membra, irrigidendogli l'anima in uno stupore intenso. Crepuscolo. Mestre. Non sappiamo la nostra destinazione. Cominciamo tuttavia a comprendere verso dove andiamo. Più via ci avviciniamo, più diventa muta la campagna, nell'aria c'è il preannuncio di una vita del tutto diversa da quelle che ci lasciamo dietro. Alla stazione scendono pochi, un lungo mormorio passa sotto la tettoia, si formano capannelli di soldati, risale il toscano, pallido, le labbra tremanti. Ci sono migliaia di feriti. Il contadino dai denti scoperti rimane immobile, gli altri si mescolano, si urtano, scendono. Nei crocchi si parla sottovoce, chi sostiene un numero, chi un altro di feriti, si bisbiglia una parola, morte. Grava dappertutto un odore acre di sangue e di odio. Su un binario non molto lontano dal nostro c'è un treno di feriti dal Montenero. Le chiazze brune filtrano attraverso le bende che cingono le teste, che sostengono le braccia. Alcuni feriti scesi dai letti si sono ammassati dietro le sbarre delle porte, facce patite, spaventate, vestiti laceri, sporchi, camicie stracciate. Qualche singolo risponde alle nostre interrogazioni, gli altri tacciono e guardano con occhi fissi, quasi assenti. Commiserazione, mista a un senso di tranquillità egoistica dei feriti per quelli che vanno. Commiserazione turbata da spavento in coloro che nulla ancora conoscono della guerra, per quei feriti lì, abbandonati là, ammucchiati senza cura, senza parole di conforto. Che desolazione nel ripartire. Tutti quelli che prima chiassavano
Stanno le silenziose, i fermi loro posto, a chichini. Il sergente esalta nel vuoto la terribilità della guerra con parole da commesso. Antrato sta facendo una zuffa tra un livornese e il fiorentino paranoico per via di un berretto caduto dal treno, quando finiscono di essere inoltrato. Il treno, correndo per la campagna umida e deserta, sotto un cielo stellato ma triste, sballotta i corpi stanchi come fossero mucchi di stracci. Solo in malinconia pesano nell'ombra densa del carrozzone. Quelli seduti sulle porte con le gambe e penzoloni chinano ogni tanto la testa, vinta dalla stanchezza, sul petto, pericolando a ogni scossa di tombolare sul terreno, dal treno. Notte, San Giorgio di Nogaro. Arrivati finalmente. Dove? Marcia affrettata per un grande viale scuro sotto gli zaini che pesano. Non si vede a cinque passi, ogni tanto la piazza violacea di un lampione coperto. Si intravedono forme strane, mostruose al di là degli alberi. Arriviamo davanti a un cancello, ma bisogna tornare indietro. No, no, ci idolano i cardini. Avanti ancora, fra magazzini, oltre i binari, a fianco di vagoni, ci si arresta una banchina. Alte colonne sorreggono un vasto tetto. Che si fa? Avanti! I piedi si legano alla paglia, si monta su cumuli teneri. Sono sacchi stivati sulla paglia. Bestemmie, mormorì, no, no, sono uomini da ogni parte, sono uomini che dormono e noi che calpestiamo, un sussurrio, uno spandersi, un chiamarsi, fischi, uno sparire improvviso di alcuni che si lasciano cadere sfinite tra i corpi già stivati. E dunque, ma pare che si dorma qua. Un brivido scorre per la pelle sudata, una fitta mitra passa le ossa stanche, l'aria della notte è gelida, noi tre, Scipio, Carlo e io, in grazia del fiorentino chiacchierone ed esperto di astuzie, troviamo un vagone abbandonato per sdraiarci più comodamente e dormire. 4 giugno, la tisana, Cervignano. Il treno corre con le tendine calate, non più vagoni adattati per la truppa. Negli stretti scompartimenti di terza s'ammassa e si muove il grigio verde sotto due file immobili di zaini. In un chiarore tiepido che il giovane sole manda attraverso le tendine gialle, gran pulitura di fucili con l'olio delle lampade. Si sente il nemico vicino. Per le fessure che mani curiosi producono scostando le tendine, si vede passare la pianura verdeggiante, quieta, ma ogni cespuglio pare nascondere qualche sorpresa. Neppure l'aria nitida sembra sicura. E intanto le canne dei fucili diventano lustre. L'otturatore scorre sulle sue guide di ferro lucente, incastra con impeto. E pace intensa, calda sulla campagna friulana, quando smontiamo alla tisana. Finalmente si mangia qualche cosa di caldo. Poco più in là, fuori dalla stazione, le cucine dell'artiglieria preparano il brodo e la carne anche per noi. Seduti sugli zaini, bene in riga, gavetta di latta pulita, sbocconcellando la pagnotta, addentiamo dal di sotto in su il pezzo di carne gocciolante, sollevato con due dita, e poi ci si sparpaglia per il villaggio. Il sole splende sul paesetto friulano e in piazza sventola luminoso un bandierone tricolore. È terra nostra da tanto, ma i presenti di là del confine hanno la stessa impronta. Che caldo sonno dietro una siepe. Quando ci si sveglia c'è ancora un'ora di tempo per la dunata. L'aria è ardente. Scipio è ritornato con la pelle umida e fresca. Mentre Carlo ed io dormivamo, egli ha fatto un bagno nel tagliamento, l'acqua gelida del fiume. L'esempio attira, sì. Due monelli ci sgambettano davanti e ci fanno da guida. La sponda è lontana, lontana. Ci batte il cuore nella paura di non fare a tempo, che gli altri magari partono senza di noi due. Una nuvola grossa minaccia. Presto, presto, presto. Due cumuli di vestiti addossati a due cespugli. I piedi affondano nella sabbia, il corpo si raggriccia nell'acqua ghiacciata del fiume. Il sole si spegne, l'aria freme, goccia. Piove a scroscio e non c'è dove salvarsi. Sotto un albero che non serve a ripararci dall'acqua del cielo, infiliamo a stento sul corpo bagnato la biancheria inzuppata. I piedi fangosi arrestano le calze. Presto, presto. Un affanarsi sotto la pioggia, un correre, un arrivare trafelati. Sul posto non troviamo che i nostri due zaini abbandonati, uno qua e uno là, dentro al fango, dentro rivoli d'acqua, sporchi, tutti fradici. Ma se fossero già partiti? Non abbiamo neanche il coraggio di guardarci, con questo terribile sospetto sul viso. Dove sono gli altri? C'è tempo, c'è tempo, c'è tempo. Sono sotto le tettoie, per le osterie.
ma i nostri poveri zaini. In treno. Questa volta le tendine non ci mettono più soggezione. Ci affacciamo tutti ai finestrini, si passerà il confine. E sappiamo di andare per la linea che conduce a Trieste. La guerra è l'esame tremendo della verità. La diplomazia lavora nei vecchi stampi e corrodendo s'apre la nuova via e si accorge del suo lavoro, ma attraverso sintomi spersi tra tanti altri sintomi contrari più conosciuti e perciò creduti più importanti. Ma la guerra stessa, con i suoi movimenti sinceri e brutali, ha stracciata la visione convenzionale che noi avevamo sullo stato politico dell'Europa e ha scoperto a baionetta e a shrapnel il proprio carattere cardine regitore. Grazie.
cavalcare, cavalcare, cavalcare attraverso il giorno, attraverso la notte, attraverso il giorno, cavalcare, cavalcare, cavalcare. E il coraggio è diventato così stanco e la nostalgia così grande. Non ci sono più colline, raramente qualche albero, nulla osa ergersi. Capanne straniere si accoccolano assetate presso fontane divenute fangose. In nessun luogo una torre e sempre lo stesso paesaggio. Si hanno due occhi di troppo. Solo durante la notte, talvolta, si crede di conoscere la via. Forse rifacciamo sempre durante la notte il tratto che noi, sotto il sole straniero, abbiamo faticosamente guadagnato di giorno. Può darsi. Il sole è pesante. Come da noi in piena estate. È il mattino questo. Quale sole va sorgendo? Com'è grande il sole? Sono uccelli questi. Le loro voci sono ovunque. Tutto è chiaro, ma non è giorno. Tutto è baccano, ma non sono voci d'uccelli. Sono le travi che risplendono. Sono le finestre che gridano e gridano arrossate sin dentro ai nemici che stanno fuori nella campagna fiammeggiante, gridano al fuoco! E sul volto il sonno lacerato tutti si incalzano per metà nelle armature, per metà nudi, di stanza in stanza, di tratto in tratto, e cercano la scala e con respiro inchiodato balbettano corni nel cortile adunata, adunata, e trombe tremanti. Ma la bandiera non c'è. Grida. Alfiere! Cavalli furiosi, preghiere, urla, bestemmie. Alfiere! Ed egli corre a gara con i corridoi in fiamme, attraverso porte che l'incalzano brucianti, su scale che lo abbrucicchiano ed evade dall'edificio furioso. Sulle sue braccia porta la bandiera. Come una bianca dama svenuta. E trova un cavallo, ed è come un urlo. Là, soprattutto, e oltretutto, anche oltre ai suoi. E allora, anche la bandiera torna in sé. E mai fu così regale. E ora tutti la vedono di lontano, davanti. E riconoscono il chiaro uomo senza elmo. E riconoscono la bandiera. Ma ecco, essa comincia a risplendere, si spiega e diventa grande e rossa. Cara Elodie. Pensare com'è tremenda questa Europa che penetra, riduce, muta, corrompe, distrugge per passare lei, impadronirsi, sfruttare lei tutto e lavorare per tutta la terra e per l'eternità. C'è qualche cosa di tragico, nel senso serio, in questo suo andare fatale. Ma qual è dunque la verità? È proprio detto che veramente abbia ragione la nostra civiltà che vince o non la loro che soggiace? E qui non c'è altra soluzione che quella del grandissimo Hegel. Tutto ciò che accade, accade soltanto perché è giusto, il reale è l'ideale. Hegel in questo senso è il filosofo che spiega e dirige tutta la nostra epoca. Eppure, pensando, si resta a volte insoddisfatti perché è innegabile, la nostra civiltà è civiltà di cannone, sì, è brutale, tedesca sai più che non sempre, senza delicatezza, senza cuore, forse per questo, per sfogo di contrapposto, l'abbiamo tinta di tanta femminea sentimentalità, igiene, beneficenza, umanità, eccetera, eccetera. Contrapposto che si rispecchia fin nella poesia futurista, la quale è di volontà guerresca, è brutale. Ed è di realtà mite, femminea, pallida.
Grazie delle tue lettere, Rudy. Ti scriverò delle mie lezioni quando le avrò incominciate, credo al principio della settimana. Guarisciti presto e sta bene in tutti i sensi. Ti saluto, ti scriverò presto. Principio. Genova, 2 febbraio 1916. Caro Gianni, viene il ricordo dei tuoi baci a svegliarmi. La realtà è dura e presente come un pezzo di legno. Tutto è semplice. Gli uomini si fanno la guerra perché così è la loro natura. Probabilmente. Anche se non si sa bene perché oggi si ammazzano. Gianni è stato qui a Sturla, poi è tornato via. Dunque, per quanto impossibile sembri in questa solitudine mia, può anche darsi che ritorni. Ma perché pensare? Nulla si sa. E tu racconti tutto con una semplicità da far sbalordire. Ma forse è questa la virtù più grande del soldato italiano. La mia vita è tutta che vuoi. Un allarmarsi e risperare. Io non so cosa scriverti. Mi pare che la vita non è possibile che in due modi, o fede, o ignoranza e spensieratezza. Ascolto le tue brevi narrazioni con grandi occhi da bimba, come si ascoltano le fiabe. So che non bisogna chiedere mai perché. Solo Dio sa. Solo Dio può. È la guerra. Un uomo, cosa conta? Essa travolge la terra e i popoli. Chi può dire e che importa se travolgerà anche la tua piccola sposa? Come sei buono di pensare a scrivermi sempre. Ma arriva oggi la tua cartolina del 23. Ora, quando sento la posta, non corro più, no, perché non ho il coraggio. Anche qui piove. Io rammendo calze, mogia mogia, tanto per far qualcosa. La mia vita dipende oggi dalla tua. È così? Oggi. Domani non si sa. Ti stringo le mani e prego per te. Elodie Oblat.